Ministro Centinaio come interprete di quella che è la volontà della Lega e di Salvini non viene assolutamente abbandonata. Io spesso sono in contatto con Roberto, tante sono le versioni che vengono messe in circolazione rispetto a questo tema. Noi abbiamo delle attività legislative già intraprese rispetto a questo versante e non arretriamo assolutamente su quella che è la nostra visione, ovvero queste concessioni dei lidi non possono e non devono andare in gara, ma devono rispettare il sistema delle concessioni, poiché non rientrano in quella visione che aveva interpretato prima il centrosinistra, ma così come lo stesso Bolkestein appunto ha avuto modo di dire a Roma, rientra nel sistema concessionario. Per cui da questo punto di vista c'è un sussulto anche ultimo negli ultimi giorni, per cui riusciremo a dare risposte, perché il ministro Gianmarco Centinaio resterà sul pezzo così come si è impegnato a fare. Tra l'altro voi lo avete anche incontrato qualche giorno fa, se non vado errato, a Rimini, e ha ribadito questi impegni, ma ci sono impegni formali legislativi sul territorio. L'altra questione che voglio rilevare è che c'è un governo che sta andando avanti rispetto ad un impegno popolare. Tanti sono i problemi che i poteri forti stanno provando a creare, non soltanto questa Europa che è un'Europa fatta di burocrati e di banchieri che appunto cercano di creare timori, allarmi rispetto a quella che è la finanziaria, però sono numeri che in realtà non riescono appunto ad andare oltre quello che è lo spavento strumentale, sono numeri che guardano innanzitutto al benessere della comunità nazionale e di tutti quanti i cittadini e partono da un presupposto, ma non è soltanto questo, anche banale. Finora i governi italiani sono stati asserviti a quella che era il diktat dell'Europa. Che fine hanno fatto gli interessi degli italiani? Come sta oggi la comunità nazionale? Da questa semplice domanda bisognerebbe sposare la causa che il ministro Salvini, capitano Salvini, ha sposato, ovvero proviamo ad invertire la tendenza. Proviamo a partire dai cittadini e poi arriviamo anche alle banche. Proviamo a mettere al centro della nostra azione politica gli interessi dei cittadini e poi mettiamo al centro anche gli interessi delle banche. Però è un tentativo che non muove soltanto da questo dubbio, perché adesso stiamo peggio, proviamo a fare il contrario. Per spiegare quella che è la nostra idea di Basilicata, è che questo modello fallimentare del centrosinistra, che appunto ha creato difficoltà in ogni settore sotto ogni aspetto, è un modello che deve essere definitivamente archiviato con una proposta credibile negli uomini e credibile nei programmi. Il Presidente del centrodestra sappiamo che dovrebbe essere espressione di Forza Italia, ma questa sera lei ha detto che potrebbe essere anche qualcuno della Lega. Ma noi auspichiamo che sia qualcuno della Lega, al di là di quelle che sono le discussioni che legittimamente, sicuramente in modo responsabile, faranno i nostri leader, noi auspichiamo che sia uno della Lega, un uomo di popolo, e che appunto sia espressione di quella che è la forza che anche in Basilicata e sotto gli occhi di tutti è maggiormente trainante, e perché riteniamo che lungo il solco che il nostro leader Salvini ha tracciato sia la forza politica più in sintonia con il popolo locale. Facciamo un'ipotesi, ecco, il senatore Pasquale Pepe è candidato alla regione Basilicata e presidente. Quale sarebbe il primo provvedimento per il popolo locale? Il primo provvedimento è un provvedimento che guardi alla occupazione, al lavoro e alle infrastrutture. Da questo punto di vista penso che siamo tutti quanti d'accordo. L'altro provvedimento è quello di mettere una bandiera di legalità in cima al palazzo di via Verrastro, perché appunto tutti possano tornare a sperare in un ente amico, credibile, trasparente, capace, efficiente ed efficace, e poi appunto c'è da invertire completamente la rotta sulla questione petrolio, perché non ne possiamo più che in una terra dalla quale si estrae ricchezza, dalla quale si dà ricchezza ad un paese intero, diventi sempre più povera e i suoi figli siano destinati ad abbandonarla.
assessore di questi giorni, ecco, diciamo una forte presa di posizione per quanto riguarda questo decreto 109, articolo 41, che dovrebbe addirittura alzare la soglia di 20 volte, no, per come dire, smaltire l'idrocarburo nella nostra terra. Cosa c'è di vero, cosa non c'è di vero? Allora, intanto partiamo da un presupposto, che noi dobbiamo essere con le orecchie sempre rivolte ai cittadini, per cui quando c'è un campanello d'allarme abbiamo il dovere morale innanzitutto, prima che politico, di ascoltare questo campanello e di agire di conseguenza. Noi abbiamo ricevuto queste stimolazioni da parte di alcuni nostri conterranei, forse in maniera un po' difforme rispetto a quello che era il punto di partenza, nel senso che prima in effetti limiti non ce n'erano, oggi sono stati normati, ma ciò non c'è dubbio che ci metteremo subito al lavoro per evitare che appunto accada ciò che noi non vogliamo che accada, per cui al cospetto di allarmismi strumentali che alcuni consiglieri regionali del centro-sinistra hanno sollevato sulla rete, non solo sulla rete, noi rispondiamo intanto che a questi consiglieri che hanno permesso alla Basilicata di essere la pattumiera dell'Italia proprio sulla questione petrolio, e quindi da costoro non accettiamo né suggerimenti né tantomeno lezioni. Di contro accettiamo invece il grido di attenzione che i cittadini liberi hanno rivolto verso di noi, e quindi ci metteremo al lavoro perché questa norma non porti nessun tipo di problema alla Basilicata.